Sta per iniziare quella che si prospetta essere una lunga serata per l'approvazione dell'assestamento di bilancio. Quali sono i dati importanti? Guardi, una lunga serata perché dobbiamo approvare 22 delibere prima di affrontare il tema dell'assestamento per il 2018. 22 delibere perché sono delibere assunte dalla Giunta con i poteri del Consiglio. La scadenza degli effetti di queste delibere è al 5 settembre. È evidente che non essendo programmabile un Consiglio Comunale entro il 5 settembre, è bene mettere al sicuro quegli atti e quelle decisioni. Il bilancio di assestamento per il 2018 si presenta come uno dei bilanci più leggeri degli ultimi anni in termini di intervento. Utilizza una parte di nuove entrate rispetto a quanto previsto con il bilancio di previsione, in particolare dovute a maggiori incrementi per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, la TARI. Utilizza minori spese previste dentro il bilancio e valorizza tre aspetti: valorizza il welfare, valorizza l'ambiente, valorizza la scuola. Quindi, pur essendo una manovra squisitamente tecnica, si fa il punto sulla previsione delle entrate e si correggono in incremento o in diminuzione. La stessa cosa vale per le spese. Non abbiamo rinunciato, pur dentro a questa tecnicalità, ad individuare alcuni settori sui quali continuare ad intervenire e ad investire.